Allora, innanzitutto mi devi dire chi sei, chi rappresenti. Allora, io mi chiamo Giada Franci, faccio parte di un'associazione che si chiama La Coscienza di Zena, con la quale già da diversi anni stiamo cercando di organizzare eventi, occasioni di incontro, con l'obiettivo di portare gente a Pre, far conoscere via Pre e possibilmente riqualificare la zona. Dove ci troviamo noi ora? Ora ci troviamo in Piazza Vittime di Tutte le Mafie, che sarà di fatto il punto di partenza del mercatino di Prebello, il retesin di Pre. Ovvero, raccontami un po' questo progetto. Allora, il progetto è una giornata durante la quale chiunque, privati, possono venire con un banchetto di 2 metri per 2 a vendere i propri oggetti, ciò che è rimasto in soffitta da tempo, in cantina da tempo, e evidentemente dopo 2 o 3 anni che uno non lo utilizza, vuol dire che non lo utilizza, può venire e venderlo al pubblico. Qualsiasi tipo di oggetto? Qualsiasi tipo di oggetto, basta che sia funzionante, pulito e in ordine. Ok, io voglio partecipare, come faccio? Scrivere a prebello.ge@gmail.com. Ci saranno eventi collaterali, cosa succede? È una giornata di festa, giusto? Giusto, una giornata di festa dalle 11 circa fino alle 20 della sera. Abbiamo organizzato dietro questa piazza, che poi magari andremo a vedere, si chiama Piazza del Roso, ci sarà uno spazio dedicato ai bambini. È una piazza completamente chiusa, quindi protetta. C'è l'unico albero di via Pre che vogliamo valorizzare e quindi nella piazza i bambini potranno vendere i propri oggetti e poi ci saranno vari laboratori organizzati con alcune associazioni. Il percorso com'è strutturato? Senza svelarci troppo, così siamo tutti invogliati a partecipare. Noi abbiamo ipotizzato un'unica direzione, quindi partendo da Piazza dell'Annunziata, ci sarà Piazza Andorlini, poi un vico nuovo che ci porta, ripeto, a questa piazza e poi ci rimettiamo su Via Pre, arrivando, speriamo, se ci saranno abbastanza iscrizioni, fino alla commenda. Chi sono i maggiori supporters di questo evento? Allora, intanto la Coscienza di Zena che organizza il tutto, poi abbiamo il patrocinio del Municipio 1 Centro-Est del Comune di Genova e il CIB e poi la nuova piattaforma che si chiama vicinidicasa.co che ci sta aiutando a creare momenti di incontro tra i vicini. È un nuovo modo per mettersi in contatto tra persone utilizzando diciamo, un supporto digitale per portare però le persone a rivedersi, rincontrarsi. Una domanda su tutte, sembrerà banale, ma qual è il vero problema di Via Pre e Zona Attigua secondo te? Un po' un abbandono da parte delle istituzioni che provano a fare, diciamo, interventi, ma non interventi strutturali, reali, che portino a una convivenza sana. Non si può pensare di far convivere etnie diverse, origini diverse, senza accompagnare, senza creare un processo di accompagnamento. Banalmente, se tu mandi dei profughi che hanno reali problemi e quindi hanno tutto un processo da fare prima di essere riconosciuti, ma non coinvolgi minimamente i residenti, crei una separazione già iniziale che non aiuta l'integrazione. Il reale dialogo e il reale coinvolgimento dei residenti in decisioni che riguardano il quartiere, è fondamentale. Non si può pensare di catapultare dei problemi su un quartiere già molto fragile senza creare dei momenti, ripeto, di incontro e di mediazione. Quindi bisogna partecipare. Bisogna partecipare assolutamente perché ci si diverte, perché si dà una mano, ripeto, a questo quartiere, a ritornare a essere un bel quartiere vivibile e perché ci sono tante attività carine da poter fare. Andiamo a fare un giro Sì? nelle zone interessate? Sì, andiamo. Stiamo entrando in Piazza del Roso, che è dove ci saranno i banchetti dedicati ai bambini. Vedete, c'è un albero, che è quasi un reperto archeologico per Via Pre. In Via Pre. Andiamo? Sì. Quindi qui siamo in Via Via Pre. Pre, siamo appena entrati in Via Pre e i banchetti saranno lungo tutta la via. Andiamo. Sta diluviando, però Sì. noi proseguiamo. Sì, siamo Andiamo. all'inizio del nostro percorso, continuiamo. Allora, il nostro tour causa maltempo viene interrotto, però dammi due indicazioni, siamo Allora, sempre in Via Pre noi. siamo sempre in Via Pre, quasi all'altezza dei Trogli di Santa Brigida, dove ci saranno altri banchetti e poi i banchetti proseguiranno
oltre, fino, cercheremo, speriamo, fino alla commenda. Quindi partecipiamo? Dai, partecipate, iscrivetevi, oppure se non avete cose da vendere venite a comprare, a vedere.